Villa Santa Maria Molgora, Vimercate. Il duecentesco ospitale di Santa Maria di Molgora venne acquistato nel 1570 dal conte Aloisio Melzi. Per via ereditaria passò alla famiglia Meli Lupi di Soragna e infine agli attuali proprietari, Paveri Fontana. La villa, a due piani, ha un cortile centrale circondato da portici con colonne di granito e comunica con la fronte settentrionale attraverso un atrio chiuso da una terrazza con balaustra. L'accesso al giardino retrostante alla villa è sullo stesso asse, secondo un tipico modello cinquecentesco che evoca la casa romana. Agli inizi del Novecento venne creato il viale d'accesso, con statue e fiancheggiato da siepi. Intorno alla villa, un giardino all'italiana con parterre e siepi di bosso. Villa Santa Maria Molgora si trovava al centro di un sistema di cascine con cui costituiva un piccolo borgo dedicato allo sfruttamento agricolo dei terreni e in stretto rapporto con l'ambiente circostante.